In questo episodio di Minutaggio vedremo come aggiungere nei tuoi video degli sfondi, anche animati, e anche come aggiungere degli effetti particolari alle tue clip. Se questo è il mio primo video che vedi e ti trovi un po' spaesato alla vista di DaVinci Resolve, non ti preoccupare, in descrizione ti lascio una playlist che ho fatto che ti spiega vita, morte e miracoli di DaVinci Resolve. Se invece è tutto a posto, iniziamo. Quindi stai per realizzare magari il tuo montaggio delle vacanze, hai delle foto, oppure hai ad esempio un video che hai fatto con un drone, cose di questo tipo, e vuoi magari aggiungere uno sfondo carino a questa foto oppure un effettino carino a questo video. Come fare? Per aggiungere degli sfondi statici oppure dinamici abbiamo diverse opzioni da vincere solo. O scarichiamo delle foto, degli sfondi oppure dei video animati da internet, oppure li possiamo automaticamente generare in DaVinci Resolve. Ad esempio prendiamo questa immagine. Come puoi vedere, appena la importo nella timeline si vedono queste bande nere che sono un pochino bruttine da vedere. Quindi quello che posso fare è spostare questa immagine in un secondo livello e nel livello sottostante posso riempirlo con uno sfondo. Gli sfondi, o più in generale le grafiche che sono state generate in DaVinci Resolve, te le trovi in Effects Library. Poi in Toolbox espandiamo questa tendina e qui ti trovi le transizioni, gli effetti audio, i titoli e poi i generators. DaVinci Resolve utilizza il nome di generators per indicare delle grafiche statiche oppure dinamiche, cioè che si muovono nel tempo. Quella più utilizzata sicuramente è il Solid Color, che possiamo trascinare sotto la nostra immagine, e una volta fatto ciò la possiamo allungare per far sì che questo sia lo sfondo di tutta la nostra immagine. Adesso se ci clicchiamo su e poi abilitiamo l'inspector qui in alto, poi clicchiamo su colore, possiamo cambiare il colore. Ad esempio la voglio azzurra. Ok. Ovviamente se andiamo poi nell'immagine la possiamo anche modificare, ad esempio applicando uno zoom. E magari la possiamo anche spostare in questo modo. Se invece vorresti animare lo zoom oppure lo spostamento dell'immagine, qualsiasi cosa, ho già fatto un video che ti spiega tutto su come animare questi parametri. Ad esempio vuoi che questa immagine si sposti da destra a sinistra oppure che aumenti il suo zoom, lo puoi fare con i keyframe. Ti lascio il link del video di Minutaggio che te lo spiega in descrizione. Ci sono una miriade di altri generatori, anche dei generatori un pochino più tecnici, che ti possono essere molto molto utili per capire ad esempio i colori del tuo monitor. Uno molto carino, sempre statico, potrebbe essere questo 4 Color Gradient. Proviamo a modificarlo e a metterlo qui. E qui ci possiamo mettere dei colori, ad esempio ci possiamo mettere questo azzurro qui in alto, poi al posto del giallo ci mettiamo magari questo blu e abbiamo il nostro gradiente di colore che sembra un pochino più moderno, un pochino più carino rispetto magari ad uno sfondo monocolore. Abbiamo la possibilità anche di aggiungere soltanto due colori con un gradiente con questo generatore. Tutto quello che si trova invece nella sezione Fusion Generators solitamente sono dei modificatori che possiamo controllare oppure che possiamo addirittura animare. Ad esempio questo motivo ad onde mi crea appunto un'animazione di onde e magari lo possiamo mettere anche sopra la foto per creare questo effettino qua. E se selezioniamo questa grafica animata e andiamo in Inspector, come puoi vedere posso animare ad esempio il numero di onde, posso aumentare il numero di onde, posso cambiare la grafica, posso cambiare anche i colori delle onde. Lascio a te il compito di giocare un pochino con questi parametri. Se hai qualche dubbio riguardo qualche parametro, lasciami un commento nei commenti qui sotto, risponderò subito. Ce ne sono altri tre di effetti di Fusion. Uno è questo gradiente di rumore, che all'apparenza sembra un po' bruttino, ma se andiamo in Inspector e poi Gradient, qui possiamo cambiare ad esempio il colore. Ad esempio in questo caso possiamo creare un gradiente blu. E la cosa interessante di questo gradiente è che è animato. Come puoi vedere l'immagine dello sfondo viene animata. Gli altri due invece sono una texture che sembra del fumo, che possiamo anche questa animare, e poi anche una texture che sembra della carta che possiamo ingiallire, possiamo aumentare la grana, possiamo diminuire la grana, la possiamo modificare come vogliamo. In un episodio precedente di Minutaggio abbiamo visto anche come crearli, questi titoli, questi sfondi animati.
te la lascio in descrizione. È un tutorial un pochino difficile da seguire, però se hai già in mente una grafica che vuoi realizzare, poi te la puoi ritrovare in questo pannellino nella schermata di Edit, molto potente. Adesso invece passiamo agli effetti, che te li ritrovi sempre in FX Library Toolbox Effects. A differenza dei generators, gli effetti devono essere applicati su una clip. Non sono indipendenti, non sono delle grafiche indipendenti che vengono trattate proprio come delle clip. Ad esempio, posso creare un effetto di binocoli, ad esempio questo, che non crea soltanto questa maschera a forma di binocolo, ma se noti anche nei bordi viene creata una distorsione tipica della lente di un binocolo. Per applicare questo effetto basta che lo trascino sulla clip. In questo modo l'effetto viene applicato e se vado in Inspector, pannellino degli effects, qui posso specificare le proprietà dell'effetto. E ci sono molti altri effetti preinstallati in Fusion, ad esempio questo mi crea una telecamera di sorveglianza, questo invece mi mette un bordo nell'immagine, questo mi crea un glitch nell'immagine come se l'immagine fosse stata compromessa. Ho anche degli overlay, ad esempio questo simile ad un drone. L'overlay di una macchina fotografica, Night Vision. Questa invece mi sposta l'immagine in alto e la posso volendo anche cambiare. Questo mi crea un effetto di video call e questo una videocamera. Tutti i parametri che vedi a schermo possono essere modificati. Ad esempio prendiamo quella del drone. Come al solito, basta andare nell'Inspector, Effetti e qui posso cambiare tutti i colori dell'interfaccia. Fanno soltanto eccezione questi due elementi. Questi due elementi sono l'adjustment clip, che è simile a quello che si vede ad esempio in After Effects oppure Premiere Pro, che è una clip che posso mettere sopra un'altra e gli posso applicare degli effetti qui su. E l'altra è la Fusion Composition. Per chi sta seguendo la playlist di tutorial di Fusion, praticamente ogni volta utilizziamo una Fusion Composition per creare delle grafiche da zero. Nota finale, tutti questi effetti di Fusion e tutti questi effetti dei Fusion Generators sono stati realizzati con Fusion. Quindi se andiamo ad esempio su questa clip e aggiungo il Drone Overlay qui, poi vado su Effetti, se clicco su questo pulsantino in alto, mi si aprirà Fusion e questo è l'effetto che viene creato. Se faccio doppio clic, vedo il dietro le quinte di questo effetto. Quindi per realizzare questo effetto con tutte queste animazioni è stata utilizzata una struttura dei nodi di questo tipo. Questo vuol dire che sia tu sia chiunque su internet può realizzare questi effetti, te li può dare e tu li puoi installare direttamente in DaVinci Resolve e averli disponibili nella pagina di Edit senza scomodare Fusion. Un'altra cosa molto interessante che puoi fare è prendere come punto di partenza questo effetto e poi modificarlo in Fusion apportando le modifiche che ti servono. Se sei curiosa o curioso di capire come realizzare tutti questi effetti, ti lascio sempre in descrizione la playlist di Fusion, che ti spiega come realizzare delle grafiche in Fusion da zero. E questo è tutto per quanto riguarda i generatori e gli effetti in Fusion. Se hai dubbi, domande oppure proposte riguardo ad episodi che vorresti vedere, lasciami un commento qui sotto. Altrimenti, fine lavorazione.